La ricotta è un ingrediente talmente versatile che si presta benissimo a tantissime preparazioni, ma dà il massimo soprattutto quando si allea con un altro grande classico della cucina. Bando alle ciance e vediamo come si prepara la torta ricotta e cioccolato. Comincio setacciando la ricotta, uno dei due ingredienti protagonisti. Ti consiglio di acquistarla al banco, è molto più saporita ed avrà una consistenza perfetta per la nostra torta. Metto un attimo da parte la ricotta e mi occupo delle uova, che ho già separato. In una ciotola, gli albumi, che monto con le fruste elettriche. Gli albumi sono ben montati, ma io voglio fare sempre la prova per vedere se effettivamente lo sono. Ci sta, no? L'ambiente è abbastanza caldo qui, perciò metto gli albumi in frigorifero così non si sfondano. Nella seconda ciotola verso i tuorli e poi li sbatto con le fruste ancora sporche di albumi insieme allo zucchero. Lo zucchero bianco conferirà un colore molto chiaro alla nostra torta, ma se preferisci puoi sostituirlo in parte o per intero con lo zucchero di canna. Quest'ultimo darà un bel colorito ambrato e soprattutto un irresistibile retrogusto di caramello. È il momento di aggiungere il burro, l'ho già sciolto in precedenza e l'ho lasciato intiepidire, così si amalgamerà meglio. E adesso che i grassi si sono ben uniformati, posso aggiungere la ricotta, un po' alla volta. È il momento di recuperare gli albumi, così poi li posso aggiungere al composto mescolando dal basso verso l'alto. E finalmente posso aggiungere le polveri che vado a setacciare direttamente all'interno. Farina. E poi il lievito per dolci. E come prima, movimenti delicati dal basso verso l'alto. L'impasto è diventato un po' tenace, perciò vado a diluirlo con il latte. L'ho lasciato a temperatura ambiente prima di cominciare. Ancora qualche mescolata. Ecco pronto l'impasto. Lo posso trasferire in uno stampo. Come vedi è di alluminio. Questo qui è molto più sottile rispetto a quelli d'acciaio, quelli classici insomma. Perciò se vuoi utilizzare quelli di acciaio, ricorda di aumentare leggermente i tempi di cottura. E giù l'impasto, nello stampo che ho già imburrato. Livello bene la superficie. E poi il secondo ingrediente protagonista, il cioccolato. Io l'ho sminuzzato così grossolanamente, sotto i denti darà un effetto meraviglioso. Se preferisci però in alternativa puoi utilizzare le gocce di cioccolato, oppure le uova di Pasqua, se ti avanzano. A me sinceramente non è mai successo. E ora faccio affondare leggermente il cioccolato nell'impasto utilizzando il dorso del cucchiaio. E finalmente il nostro dolce finisce in forno già caldo a 180 gradi per circa 30 minuti. Non avevo dubbi, ricotta più cioccolato uguale torta golosissima. Qui sotto ti lascio il link alla fotoricetta su Giallo Zafferano, dove trovi le dosi, gli ingredienti e il procedimento spiegato passo passo. E se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di mettere un bel like. E se hai qualche domanda, scrivila nei commenti. E se non l'avessi ancora fatto, iscriviti subito al canale di Giallo Zafferano. Questa ricetta ti ha messo appetito? Cucinala anche tu e poi fammi sapere.